Salve ragazzuoli, benvenuti a tutti. Per quanto ancora si fosse iscritti, siano coloro che sono iscritti rimangono con me perché uscendo sempre comunque nei video. Questa è la vaschetta in cui tengo Caridine e Boralas Brigitte, oltre che Porarbarius Corneus. Infatti possiamo osservare come queste grandi patate stiano mangiando. Sì, ragazzi, quella è una Black Rose là dietro, sì. Mi capitò in mezzo a delle caridine che mi furono vendute. E il bello sapete qual è, no? Quando le comprai, sapete che successe? Il venditore mi disse pescatele, perché ovviamente quando entro in un negozio mi metto ad osannare ciò che mi piace e il venditore, diciamo strabiliato dalle mie capacità in questo ambito, non che io ne abbia più di altri, ma ovviamente sono quelle che comunque conosco e nel momento in cui vado a cercare un esemplare esibisco o in me stesso, quindi con un monologo interiore o esternamente, parlando come diciamo un disadattato ad alta voce e a riguardo di quello che comunque sto cercando, diciamo così, infatti parlo da solo, molto spesso mi sentono e si mettono a farmi domande anche sul mantenimento di alcune specie, non soltanto i clienti di quel negozio, ma anche il negoziante. Infatti mi è capitato l'altro giorno che mi hanno tenuto circa 20-30 minuti gli addetti in un negozio per chiedermi alcune cose su The Discus, e allora ho dovuto spiegare un bel po' di roba. Comunque, ragazzuoli, potete osservare come la colorazione dei crostacei risulti essere comunque bella evidente. Ci sono delle caridine, come avete potuto osservare, che comunque ho acquistato qualche giorno fa, venerdì scorso. Le Barbarius Cornus risultano avere comunque un guscio perfetto, senza alcun tipo di imperfezione. Cosa che devo vedere perché nella vasca di fianco stanno sorgendo alcune imperfezioni. Devo capire un po' che sta accadendo. Forse manca qualche eccipiente. Manca tipo del calcio, credo, dei sali di calcio nell'acqua. Di qua ne abbiamo altre. Di ibridi, ragazzuoli, qui dentro credo io ne abbia. Ma che cosa? Cioè, ragazzuoli, ma quella. Quella caridina, che cribbio sta facendo? È rimasta così perché sta riflettendo? Ah no, è viva! Sta riflettendo. Una caridina. Oh, che figa! I Boralas stanno più che bene. Infatti somministro adessi le artemie salines appena schiuse. Ragazzuoli, avevo un patto con un altro allevatore che se li sarebbe presi perché comunque li volevo spostare da qui. Vedete comunque leggera densa che ricopre tutto e ve l'ho detto, quindi leggera densa è la mia acqua. Ma si ostina a non mettersi d'accordo lui stesso. Io sono impegnato come anche lui e di conseguenza lo scambio. Anche perché lui voleva darmi gli Handler e il Tiger. Ecco perché ho detto: no, devo lasciare libera quella vasca lì. Quella lì la dovevo lasciare libera per loro. Perché? 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 E allora ho detto: no, non ho rotto le scatole. Aspettare a uno, ci perdo vita e salute. Allora ci metto un bel. Ci metto Thunder che ho visto e ho comprato e ho detto che cacchio, tieniteli, anche se Ender e Tiger è un po' complicato trovarli. Ah, perché? Comunque, il filtro, visto che molti me lo chiedono, il filtro a cascata esterno, anche se lo ripeto in ogni singolo video, quasi, credo sì, il filtro a cascata deve essere tolta per il mantenimento ottimale di un filtraggio biologico, deve essere tolta la spugnetta, quella nera che sta qui, ce ne sta anche un'altra isolata in questo punto qua, questo qui vedete, qui ce n'è una formato cacca e qua ce n'è una grossa con praticamente dei foretti più che sufficienti per il passaggio, però la spugna si satura e di conseguenza si ottura, provoca problemi nel filtro, quindi i cilindretti messi in un certo modo riescono a mantenere comunque un flusso continuo e l'unica cosa che dovrete pulire è il tubetto dove è staccato comunque la corrente con un bastoncino con una spugna legata alla punta. Ragazzuoli, spero che comunque questo video. Ah sì, a proposito, la vedete questa cosa qui? Questa cosa è un po' di lana per il filtraggio che ho inserito sul lato e mi sta
rendendo più stabile la vasca. Quindi se dovessi consigliarvi di fare lo stesso, fatelo perché comunque è utilissimo. Che bella la mia Black Rose! Purtroppo ne ho. Oh, ciao patata! No, dov'è? Dov'è? Non correre, non scappare, ferma! No! Queste sono tutte caridine che mi hanno dato tutte insieme perché un negoziante doveva svuotare una vasca e mi ha fatto circa, se non erro, 3 euro, 2,50 l'una e mi sono svuotato per il modico prezzo di 30 euro tutta la vasca. Perché poi alcune me le ha date pure perché ha detto devono arrivare tante altre, non avevo lo spazio. Non voleva tenere tutte quante insieme perché i clienti avrebbero fatto storie e hanno ragione. Ho detto vabbè, se comunque non sai cosa farne e devi chissà cosa hai in testa in questo momento, dalle a me perché non voglio che muoiano. Ragazzuoli, allora, spero che il video vi sia piaciuto. Questi sono video un po' più tecnici basati sulle mie esperienze. Lo so che settimane scorse ho fatto video un pochino più soft. Io vi dico di iscrivervi, commentare, lasciare un bel like. Spero che la mia esperienza da curiosito sia a voi servita. Ci vediamo alla prossima e buona giornata!